c'è una rappresentanza di 100 trattori, ma nella provincia di Napoli le aziende agricole non si contano. Oggi è solo una rappresentanza di 100 trattori, ma le aziende ne sono tante, le aziende che hanno chiuso già ne sono tante. Noi siamo qui a dare un ultimo grido, vogliamo essere ascoltati perché lo meritiamo. Perché sulle vostre tavole va un prodotto sano e salubre, vogliamo continuare a farlo. Il problema principale sta sulla concorrenza sleale che proviene dai prodotti extra UE, che giustamente non seguono quelli che sono i protocolli dell'Europa e non seguono nemmeno i protocolli di quelli dell'Italia, perché siamo un paese con il più alto controllo sui prodotti fitosanitari e quindi noi produciamo cibo sano per tutti gli italiani e dobbiamo continuare a farlo. Per continuare a farlo stiamo chiedendo di essere ascoltati. Il governo ci sta facendo capire che sta studiando qualche soluzione. Noi a queste soluzioni vogliamo essere partecipi perché conosciamo i veri problemi dell'agricoltura. Sui cartelloni l'abbiamo scritto: voi una bustina di patatine la pagate 100 grammi, pagate 1,50 euro. Noi 15 centesimi al chilogrammo. Non ce la facciamo. Al chilogrammo. E voi una bustina di patate di 100 grammi, anzi qualche grammo in meno, voi la pagate 1,50 euro. Ci sono delle difficoltà oggettive che impediscono la giusta remunerazione a noi che produciamo questa materia prima. Ora bisogna ritornare a scrivere le regole in maniera corretta, ma per tutti noi. Il nostro corteo qui su Napoli è per sensibilizzare l'opinione pubblica. Non solo lo posso la provincia dare. Di Napoli conta oggi 10.000 aziende agricole. Il 90% rischia di chiudere e sono aziende che producono di eccellenza. Tanti sono i marchi della provincia di Napoli, della Campania, invidiati nel mondo intero, ma le politiche europee degli ultimi anni ci costringono a chiudere perché non ci danno futuro alle nostre aziende, in quanto i costi di produzione sono più alti rispetto ai ricavi. Come se non bastasse, il governo ha rimesso dopo 9 anni l'IRPEF agricola, ha cancellato l'esonero dei contributi previdenziali sui giovani agricoltori, come a dire che il governo in questo non vuole il futuro dell'agricoltura in Italia. Adesso sembra stanotte che c'è stata qualche modifica, stanno correndo, ma non basta, ci vuole la cancellazione dell'IRPEF totale, ci vuole l'esonero dei contributi previdenziali per i giovani che entrano in agricoltura, ci vuole la difesa del Made in Italy, ci vuole andare al tavolo europeo a difendere i prodotti nostri.